fiducia. Cadere la gente unita, intanto un mondo al peggio più divisa. De ogni cosa c'è questo fuoco de vitale, perché ria dentro all'umore. Più forma il colore dall'emozione e dall'umore. Crea da calore senza che faccia mai male. Quando arde forte tutto cigna a bruciare, ma pote solo dare forse d'energia già all'anima. Pote solo creare armonia già all'aria. Pote solo unire la gente e non dividerla. Perché sta roccia quando brucia la pacifica. Stare allo suono che brucia, lo chiami fuoco e te cangia. De quando l'aggio contato mangia, sformato con vibrazioni. Apri lo cuore a sto suono, dello salento stariamo. Siamo de chiudi, sei vieni con noi come le stelle in cielo. Sto fuoco brucia ogni notte, amera noi. E tu unisce e non sparte, siamo qua. E moscia la strada buona, e brucerà Babilonia. La brucerà. Tu per metà di lui non mi serve più. Fuego de cannone, fuego de pistole, fuego de parole, fuego mortale. Dammi pace, questo fuego musicale. Arde zumba e lassate gire. Amo tornare per voi, un messaggio di pace moi. Mi serve te cui, politico se le parole toi. Dammi pace, non promesse voi. Questo è fuego che brucia, e mi scarfa in già la vita. Come lume, io sulle la meglio roccia. Per noi a guai, è l'unico fuego che brucia. Catene la gente unita. Intanto un mondo a due troppo divisa. Ali guai. Fuego, fuego, non lo vedo cieco. Se lo tocchi brucia, se ti conti strappa. Lupo tu mare naturale, niente bagnale. Callutene con un dote speciale. Nuvena lungo la via. Su che cose castano al buio. Su che cose castano scuse. Su che porte non stanno mai chiuse. Se ti senti cauto, cauto, se le sai vuol dire che c'è fuego, fuego. E che è un calore che non va mai abbandonato. E quando vi ci guerra fino a morca giù che è sciuto. Fine, luce cauta, energia causa come un vulcano. Quando è rutto e caccia vita piano piano. Sto bagnone porta su te pure a ogni turno dono. Le mie emozioni mie a te del regalo. Come l'amore, che gusta musica te dichiaro. Ehi, hey, non più fermati moi, caro. Non ne fermamo mai ancora. Fuego su fuego che brucia, sai. Arde forte per noi, non sta studato per bui. La gente caule se scarpa, stai a guai. E se lo dumi la sera, cultura fino a mattina. Ne tieni cura, lo alimenti è cosa buona. E se ti piace lo caudo, mantieni la roccia. Se fuego tocca arde, che brucia e si espande. Lo calore e l'umore difende. Per lo bene di tutta la gente. Non su parole e lo fuego di sempre. Torna moi a guai. Questo è fuego che brucia. E ne scarpa in già la vita. Come un lume io sulle la meglio roccia. Tutti! Oh, c'è domande! E poi ci stiamo qua allora! Allora mi raccomando, prima i bambini, prima i bambini! Prendo una bambina! Lei ha peccato! Ma lei ha peccato! Il benessere degli anni 80.
che ci ha rovinato tutti. Quindi io farei un applauso a voi che siete venuti qua e io ti sento l'ego e non riesco a parlare. Rima a B, a B. Molto sacrale. Io voglio aggiungere un'altra cosa, qual è la ragione per cui noi siamo qua? Questo fuoco per secoli era il luogo dove a un certo punto i cristiani picchiavano la brace e la buttavano a casa e si proteggevano attraverso questa brace. Il fatto che noi siamo qui è un omaggio a Novoli, alla vostra storia e alle vostre braci. Quindi, come ti chiami? Michele. Hai preso la guaglia? Uno sopra la maglietta. Parliamo dei contenuti. Ungi. Asciutto. Bella così. Guarda. Sì. Tu mi hai mangiato la guardia. Delle roba stanno assaggiare. Ok. Daniele, voglia se le nonna e apri sta bocca. Sì, dai, selfie. Sei commossa. Di tutti i 10 considerati è una specialità. Doppio qui, sta toccando al saggi di tutti i 10 un osso. Secondo me tiriamo una botta dei braci e per mangiare la foglia. Un applauso a lui su Popola. Vattene!
E sarà mia. Allora, tu siedi da pronto. Ve lo dico così, è ovvio. Quindi potremo anche servirti, però sul versante ovest, che non ha sbruciato manco un sera. A parte i matrimoni, e foto, sono foto, ci sono... Inizio la focala! Allora, a parte che brucia. Fantastico. Volevo fare delle domande perché perfettamente corto, egregiamente corto. Su cosa? Voglio sapere. Da dove ti presenti? Soprattutto dai più piccoli. Come si fanno? Va bene, mi dica un attimo. Che c'è lì? Che c'è lì? E poi c'è aglio, l'aglio, il cipolla, il cervello, perfetto. Siete tutti d'accordo? Si vede la guida uguale. Lo sapevo. Questo per dimostrare che in ogni casa si fa come ieri. Siamo pronti. Qua allora, io devo dire che sono molto orgoglioso, in certo caso l'abbiamo lasciato proprio a loro, ai nostri compari Luigi e Sandro. Ma quando sono arrivato, credo che mi sia venuta una cosa unica al mondo. Pizza e fegato mi hanno fatto male allo stesso momento, non è mai successo. Buonissimo! Cotto, perfettamente! Dacci la comunione! È vero, la comunione! Un altro! Un altro! Economico contro ogni economia che rispetta la comunità, perché
tutti dopo lo vengo. Quindi questa frase è in questa storia, in questo luogo. Bravo, bravo. Ti porta alla base di tutto l'orgoglio contadino. Quindi ricominciate a fare l'uniero, ricominciate a mettere linee in questo paese. Bravo. In famiglia, cioè questo ci fa tornare alle antiche origini contadine. Questa è la risposta. Bravo, forte lavare le pese. Adesso famo sto fulminato. Signori, grazie a tutti, grazie alla popola. Ricordatevi che la cucina è un atto politico. Siate militanti, friggete. Quando vi dicono che il mondo è un conflitto di culture, ricordatevi che il mondo è un incontro di fritture e arrosti. Siate tolleranti, prendete il tempo, date da mangiare ai vostri bambini le cose buone. Sappiate che parte tutto da lì. Scusate, ma ho visto l'attimo fuggente ieri. E mi raccomando, friggete, abbiamo deciso di cucinare sanguinacci, cucinetti, tutta l'interiore, siate orgogliosi della vostra storia. Che può sembrare che siamo con le mani in uccio così, che costa poco, ma è un dono, è la cosa più preziosa che c'è la bestia. È stata protetta tutta la vita e passiamo da dono. Io giusto per chiudere, non abbiamo cucinato oggi, però partirei dal cavallo. Oggi non potevamo fare i pezzetti di cavallo perché noi abbiamo solo costruito, però abbiamo fatto i cucinetti e vi parlerò dei cavalli. Perché adesso è tutti gli sguttati, o mangi la carne di cavallo, e siamo tutti inglesi. Madonna, veramente. Noi siamo orgogliosi di scegliere la carne di cavallo e di tutti gli altri. Ecco lo cavallo! Perché? Il cavallo era quello che serviva per andare la terra, a un certo punto lo cavallo sta a morire e lo contadino sta a morire di fame, se vuoi buffarci un po' contadino, si mangia il cavallo! Senza che scadiamo in qualunquismi o battaglie tra fazioni, potete essere quello che ne vale. Non giudicatemi, ricordatevi che se c'è stato nelle bestie che era più con la razzo, facendo i sordi, i sedani, un cazzo che ti mangiava del tutto. Se le picchia nel culo, visto che lo taglio un arcio, ti mo mangiato i cucinetti, un applauso alla foca, dai costruttori della foca. Thank you.
vieni qua, quando c'è un attimo, vieni qua, vieni qua. A Novoli continua a bruciare la focara in onore sempre di Sant'Antonio Abate. Ieri sera con la brace del fuoco della Grande Pira è stata preparata una spettacolare grigliata. Metti due chef un po' irriverenti, lo sfondo magico della focara che arde ed ecco servita la grigliata più spettacolare mai preparata. Protagonisti dell'iniziativa legata agli appuntamenti in calendario per i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate, Don Pasta, il DJ economista appassionato di gastronomia, e Chef Rubio, l'affascinante tatuato promotore dello street food. È un posto dove non esistono classi sociali, il fuoco appiana tutto, poveri, ricchi, stanno tutti allo stesso livello, quindi credo che nulla di più magico. Specie se poi si fa un barbecue del genere. In cui tutta la città e anche i turisti sono coinvolti, cosa chiedere di più? Prima volta che mangi una quaglia? Sì, la prima volta, ne vale la pena, però è buona. Per Chef Rubio e Don Pasta questo è altro, è per Sant'Antonio. Sì, soprattutto per Sant'Antonio. Ad essere serviti ai tanti appassionati e accorsi, arrosti tipici della tradizione salentina, preparati con la brace delle fascine di vite bruciate dal fuoco della Grande Pira. Questo è il papà dei simboli e dietro c'è una storia contadina, di grande orgoglio contadino. È una storia di gente che era disposta a sacrificare un po' della legna che serviva per riscaldare la sua casa per darla a questa grande focara. Secondo me è un po' qual è il modo migliore? Poi attraverso far festa, attraverso il mangiare, che uno può ritrovare quel momento di convivialità, di festa, che è la ragione per cui loro fanno questa cosa qua. Se nulla è guai, è l'unico fuoco che brucia.